Questa settimana parliamo di regali. Qual è l'ultimo che avete ricevuto? L'Apostolo Paolo insegna agli Efesini e a noi a contare le benedizioni. Quali? Le vere benedizioni di cui l'umanità ha così disperatamente bisogno. E Dio ce le dà in Cristo. Di che si tratta? In Cristo siamo stati scelti e accettati da Dio. Noi siamo Suoi e Lui è nostro. Ci considera come sua eredità. Siamo preziosi e noi lo apprezziamo e lo consideriamo come nostra eredità. In Cristo siamo stati perdonati e redenti. In Cristo riceviamo il supremo piano di salvezza di Dio. Ed ecco, altre benedizioni in Cristo, l'umanità ha la sua unica possibilità di unità e armonia. In Cristo viviamo pieni di gioia e lode. Grazie a Cristo possiamo ricevere la presenza e i doni dello Spirito Santo. È Dio che ci dà questi doni gratuitamente, dal suo cuore pieno di amore per noi. Tutti coloro che accettano questi doni, Dio li predestina alla vita eterna e possono sperimentare già ora le benedizioni eterne del suo regno. La domanda che voglio farti questa settimana è questa. In che modo il tuo linguaggio di ogni giorno, orale, non verbale, scritto, rivela che la tua vita è stata toccata e trasformata dalla grazia di Dio? Prova a rivedere il modo in cui scrivi le tue mail o i tuoi messaggi sui social media e in cui imposti le tue conversazioni con familiari, amici e colleghi.